poster la differenza di genere, che è differenza di salario a parità di lavoro. Potete vedere le molestie e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini. Potrete vedere, diciamo, l'ordinario orrore dell'organizzazione attuale del mercato del lavoro, perché questa mostra la apriamo al pubblico nel momento in cui un governo in carica dà l'assalto finale alla cultura dei diritti nel mondo del lavoro. Nella sede di partito, una mostra che parla della sofferenza e della lotta per la dignità del lavoro nel momento in cui in Italia si cancella l'articolo 18. Che cosa state facendo oggi qui a 6? Ma stiamo facendo politica in una forma che non è attualmente contemplata dall'ordinaria vita politica, nella forma che coniuga la coscienza storica, l'intelligenza estetica e la passione civile, no? Portare qui in Italia, a Roma, in una sede di partito, una mostra che è celebrata in tutto il mondo, che da Parigi al Brasile al Marocco fa discutere le società, il mondo intellettuale, di qual è la condizione reale del lavoro. Stiamo per precipitare nel 2015 e ancora oggi in tutto il mondo milioni di morti sul lavoro, decine di milioni di persone disabili, ferite, invalide permanenti a causa di incidenti sul lavoro. In tutto il mondo decine e decine di milioni di incidenti sul lavoro ogni anno. Considerare il lavoro come considerare l'incidente, la fatica, l'alienazione, l'umiliazione come una condizione fisiologica del lavoro è un crimine, è un delitto. E il mercato del lavoro, che considera i lavoratori e le lavoratrici come delle articolazioni, diciamo, quantitative, come delle variabili dipendenti dall'andamento della produzione, come dei bulloni. È questo che è indecente oggi nel 2015. È indecente che il lavoro venga ridotto al rango di merce, che i lavoratori vengano privati di potere negoziale. È indecente che per combattere la crisi si provi a smantellare ciò che resta della civiltà del lavoro, che è figlia di due secoli di lotte, che sono state il più grande fatto nella storia dell'umanità, perché i servi della gleba sono diventati proletari, perché la gente che era proprietaria solo dei figli o delle proprie braccia è diventata l'attore fondamentale della costruzione della democrazia e della società del benessere. Oggi i pochi che vogliono permanere nella condizione di un benessere persino esagerato condannano tanta parte del mondo del lavoro al malessere. E in Italia l'articolo 18, bandiera e, diciamo, icona di questo incredibile avvicendamento di lotte, diventa lo scalpo che le classi di governo, che il governo Renzi offrono ai poteri forti. È inaccettabile tutto questo, perché, sai, si può litigare su tante cose con il Partito Democratico, con Matteo Renzi, a volte si può convergere su altre cose, ma qui non siamo di fronte a un dissenso ordinario. Qua siamo di fronte al fatto che una formazione nata di sinistra slitta a destra, perché quando si cancella dalla terra di lavoro la sapienza dei diritti, si sta andando verso la difesa di un mondo di privilegi e di sopraffazione. Quello si chiama destra. Voi siete un partito politico che con il Partito Democratico ha delle relazioni. Questo Parlamento è stato anche eletto da un'alleanza tra il Partito Democratico e SEL. Scoprire oggi che quegli eletti che dovevano cambiare l'Italia cambiano l'Italia in questa direzione, per voi che conseguenze ha sul piano della collocazione politica e delle relazioni politiche? Ma noi ci siamo candidati nella coalizione d'Italia Bene Comune per governare in alternativa al berlusconismo. Il Partito Democratico ha rotto il patto fondativo di quella coalizione
ha tradito, diciamo, il proprio elettorato e ha fatto un'alleanza di governo con Berlusconi prima e con i diversamente berlusconiani dopo, cioè ha cooptato nell'area di governo un pezzo di destra. I diversamente berlusconiani non sono migliori, diciamo, dei berlusconiani doc. Sono, diciamo, l'inquinamento della scena pubblica, l'inquinamento del senso del responso elettorale. Ecco, per noi è normale, naturale l'opposizione a questo quadro di governo e dall'opposizione la ricostruzione di una sinistra che non deve avere nostalgia del passato, ma non deve avere nessuna soggezione nei confronti della avvelenata retorica nuovista. Infatti avete un appuntamento a gennaio su cui puntate molto, un pezzo di SEL è andato verso il PD, adesso voi volete costruire un rapporto con un pezzo di PD, con Civati? Ma non un pezzo di SEL, un pezzo di ceto politico, un frammento di gruppo parlamentare se n'è andato, dopo aver in qualche maniera ibernato per un anno l'opposizione di SEL, che non ha potuto esprimere il proprio potenziale. Subito dopo SEL si è caratterizzata per la battaglia ostruzionistica al Senato sulle riforme costituzionali, ha riguadagnato centralità nella scena politica, segna con un'opposizione determinata, colta e inflessibile in Parlamento la propria presenza, è tornata a crescere nei sondaggi. Molti avevano prematuramente celebrato il funerale di SEL. Vuol dire che uno spazio a sinistra del PD, che non sia uno spazio, diciamo, di mera declamazione antagonista, ma uno spazio politico di ricostruzione della sinistra, c'è. E le piazze piene di giovani oltre che di lavoratori, e il protagonismo inedito di un pezzo rilevante, del pezzo maggioritario del sindacato, dicono che torna il conflitto sociale contro una sinistra che diventa destra, contro il governo Renzi. Se torna il conflitto sociale, torna la domanda di sinistra. Ora si tratta di rispondere bene a questa domanda.